Virtus Entella si è impegnata, si è concentrata con risorse personali, economiche, a migliorare la situazione dell'Academy, cosa che fino ad ora aveva fatto solamente in parte, cioè aveva demandato alla struttura della Centella e della Caparezza Entella l'organizzazione dell'Academy. Ora in questo momento la Virtus Entella si è presa in carico questo progetto perché ci crede, come vi ha spiegato il Presidente, e quindi ora insieme a Gennaro sono più di un mese che siamo concentrati su questo progetto. Quindi il fatto che noi, Virtus Entella, riteniamo che in questo momento la struttura del nostro settore giovanile, la Virtus Entella, abbia in qualche modo un'organizzazione tale da non avere bisogno di un'attenzione così importante anche dai vertici apicali della società, e possa percorrere il suo cammino tranquillamente, e la società si voglia concentrare in prima persona nel sottoscritto, fare interessare e impegnare il Gennaro Volpe, che è, come ha detto il Presidente, il simbolo dell'Entella di questi ultimi anni, in questo progetto, sta a significare quanto teniamo, quanto importanza abbiamo. Quanto è importante è per noi questa nuova funzione dell'Academy. E lo è perché è una ferita aperta per me e in parte anche per il Presidente, perché 8 anni fa una delle cose più importanti che sono state fatte insieme al Presidente, quando ho iniziato a lavorare alla Virtus Entella, è stata riunire due società che erano la Centella e la Virtus, che avevano vissuto un periodo difficile, una diaspora, e quindi l'avevamo ricompattata, avevamo creato un settore giovanile unico. E a farne le spese era stata un po' l'Academy, perché dopo un anno quel settore giovanile è arrivato già ai vertici del calcio dilettantistico, era stato vinto uno scudetto juniores, e l'Academy è scivolata un po' in secondo piano, perché tutte le nostre energie sono state concentrate verso il risultato sportivo, verso il massimo della prestazione. Ora riteniamo sia arrivato il momento di investire nuovamente tutte le nostre risorse, tutta la nostra concentrazione in questo progetto, perché ci crediamo sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista sportivo, perché come sapete in Italia ci sono realtà dilettantistiche di puro settore giovanile, parlo del TAU, del Margine Coperta, di altre società che sono equiparabili in tutto per tutto alle società professionistiche. Quindi non dico che noi dobbiamo raggiungere questi livelli, però vogliamo creare un sistema per cui i ragazzi nel nostro settore giovanile delle Academy siano andati bene e possano dare delle prestazioni di un certo rilievo. Faccio una precisazione su quello che ho detto il press prima sul bacino chiavarese, regionale, nazionale, internazionale, perché adesso se andate a vedere i nostri allievi ci sono 2 o 3 casi tutti gli anni di giocatori che siamo sul mercato. Il mercato in questo momento, come dice Sentella, ci dà delle grosse chance sul mercato internazionale, quindi addirittura siamo sul livello internazionale. E c'è però una splendida eccezione, che è il Cogneto, che di Levi, che ha fatto la partita del Cigno di Sentella fino alla primavera, è andato in prestito dalla Lavagnese, gli è stato fatto il contratto dalla Virtus Entella, uno dei pochi giocatori ritenuti in grado dalla Virtus Entella di diventare un professionista, ed è mandato a giocare con valorizzazione al Sant'Arcangelo. Quindi, per dire, l'eccezione che conferma la regola, il chiavarese ce la può fare tanto quanto questi ragazzi che provengono dalla nostra regione, dall'Italia o da